Costruire la ruota di una bicicletta non è un lavoro difficile, basta saper contare fino a 10, conoscere qualche piccolo trucchetto e avere due utensili tra l'altro abbastanza economici. Ma prima di farvi vedere questo lavoro, mi presento. Sono Torre911 e ogni lunedì carico qui sul mio canale YouTube un nuovo video nel quale parlo principalmente di mountain bike, biciclette e manutenzione, ma parlo anche di moto e di tutto ciò che ha delle ruote. Quindi se non lo siete vi invito a iscrivervi al canale. È gratis, non vi costa nulla ed è l'unico modo per far sapere a YouTube l'impegno che ci sto mettendo nel fare questi video. E allora andiamo al banco e scopriamo gli utensili che ci servono. Per prima cosa un tiraraggi. Seconda cosa un centraruote. Vanno bene anche questi modelli abbastanza economici. Ed ora prendiamo il nostro cerchio, i nostri raggi, il mozzo. Ed infine una spolverata di nippli. Naturalmente la lunghezza dei nostri raggi non è presa a caso. Io ad esempio ho utilizzato il software della DT Swiss che potete trovare su internet al link che vi lascio qui sotto nei commenti per poter calcolare la lunghezza esatta. Se volete qualche delucidazione in più su come si prendono le misure dei mozzi, dei raggi, dei nippli e di tutto l'insieme per poter fare dei calcoli belli accurati e comprare i raggi corretti, scrivetemi qua sotto nei commenti e magari facciamo un video dedicato. In questo caso i raggi di destra e di sinistra sono esattamente uguali, hanno la stessa lunghezza. Sì, avete notato correttamente, questa ruota è più piccola del solito perché questo è il cerchio della Saltafos più veloce d'Italia. Chi sta seguendo i miei video qui su YouTube sa che sto costruendo un mezzo da downhill pazzesco. Ma comunque questo tutorial vale per qualsiasi tipo di ruota. Che voi abbiate una bici da corsa, una mountain bike, una bici da bambino, questo tutorial vale per tutte le varie situazioni. Ma continuiamo! Vi faccio notare una cosa, questi fori che sono i fori dei raggi rispetto al foro della valvola hanno un orientamento, ovvero vedete che questo qui è leggermente spostato verso destra e questo è leggermente spostato verso sinistra. Questa cosa è molto importante da tenere da conto. Andiamo a vedere perché. Prendiamo il nostro mozzo e due raggi. Guardiamo il lato del freno a disco e andiamo a inserire dall'esterno verso l'interno il nostro primo raggio. Allo stesso tempo prendiamo un altro raggio e lo inseriamo all'interno del mozzo, sempre con lo stesso orientamento, però nel foro che precede quello che abbiamo appena scelto. Vedete, si trovano uno dietro all'altro. Questo qui è dietro a questo. Ed eccoli qua. E iniziamo a posizionare in questo modo i nostri raggi. E ora andiamo a trovare anche l'orientamento corretto del nostro cerchio. Quindi il raggio che si trova davanti, rispetto al foro della valvola, che è questo qui, dovrà andare sul foro per i raggi che si trova davanti al foro della valvola, ma con l'orientamento in questo caso verso sinistra. Per lo stesso principio, il raggio che si trova all'indietro andrà dietro la valvola, però nel foro che punta verso destra. Eccoli qua. Prendiamo due nippli e andiamo a fermare la nostra situazione. Ed ecco qui che abbiamo iniziato ad impostare il nostro cerchio. Da questa posizione possiamo vedere che il raggio che si trovava in avanti si trova appunto davanti alla valvola e quello indietro si trova appunto dietro alla valvola della camera d'aria. Quindi ora iniziamo a mettere gli altri raggi. Quindi procediamo e saltiamo un foro sul nostro mozzo, quindi qui c'è il raggio, qui no, qui ci va il raggio e sempre con la solita posizione, quindi dall'esterno verso l'interno andiamo. E dove lo posizioniamo? Dobbiamo iniziare a contare, in questo caso dovremo contare fino a 4, quindi dal raggio che è montato conteremo 4 fori, naturalmente senza quello della valvola, quindi 1, 2, 3 e 4. Al quarto foro andiamo ad improntare anche questo raggio. Un altro raggio è sempre lo stesso discorso, andiamo a inserirlo dall'esterno verso l'interno e poi contiamo 4 fori, quindi 1, 2, 3 al quarto. E mettiamo anche qui il nostro nipplo. E via così ragazzi. 1, 2, 3 al quarto. Se guardate la nostra ruota già inizia a prendere forma, quindi saltiamo anche qui un altro foro e poi 1, 2, 3 al quarto.
Non abbiate paura a piegare i raggi, tanto importante è che non li piegate troppo forte, ma comunque un pochettino si possono piegare i raggi e poi non succede nulla, perché quando sarà il momento di tirarli vedrete che tutto tornerà alla normalità. Questo era l'ottavo raggio di questa parte di mozzo e essenzialmente abbiamo terminato i raggi con la testa verso l'esterno per quanto riguarda la parte del freno a disco. Se vogliamo essere sicuri che abbiamo montato tutto correttamente, l'ultimo raggio dovrà avere quanti fori? Naturalmente 1, 2, 3 liberi e al quarto avere il nostro raggio. Quindi matematicamente non possiamo sbagliarsi, possiamo rifare il conto quanto vogliamo, 1, 2, 3 al quarto, 1, 2, 3 al quarto, 1, 2, 3 al quarto, eccetera, eccetera. Almeno in questo modo siamo sicuri che abbiamo posizionato tutti i raggi di un lato in modo corretto. Questo è molto importante per semplificare tutto il nostro lavoro. Ora c'è un'operazione molto importante da fare. Dobbiamo prendere il nostro mozzo e ruotarlo in questa direzione, all'indietro. In questo caso dobbiamo essere certi al 100% che il raggio che precede la valvola si trovi ancora davanti al raggio che invece è dietro alla valvola. Ok? Quindi giratelo in questo caso in senso orario. Questa è un'operazione molto importante da fare. Ora, mantenendo il mozzo in questa posizione, magari incastrando un attimo le dita, andiamo a prendere anche i raggi della parte opposta. Anche qui saltiamo un foro e poi andiamo a posizionare il raggio. E anche in questo caso contiamo tre fori vuoti e al quarto mettiamo il nostro raggio. Naturalmente ora siamo anche agevolati dal fatto che sul lato sinistro abbiamo già messo i nostri raggi e quindi basterà fare questo ragionamento. Quindi 1, 2, 3 al quarto, andiamo a posizionare il nostro raggio, ma il ragionamento è anche semplicemente che il raggio che noi adesso andremo a montare di questa flangia è semplicemente quello che sta dietro a quello che abbiamo già montato sul lato del freno a disco. Continuiamo e manteniamo sempre la stessa metodologia, quindi dall'esterno verso l'interno, così saltiamo sempre un foro e anche qui ci posizioniamo a 1, 2, 3 al quarto foro. Ed eccoci all'ultimo raggio per quanto riguarda ora la flangia del corpetto, quindi siamo dalla parte opposta del freno a disco. Per essere certi che il nostro lavoro abbia un senso e che tutto sia matematicamente corretto, dobbiamo vedere questa cosa qui. Ci sono sempre due fori vuoti, naturalmente escluso quello della valvola, due fori vuoti fra le nostre coppie di raggi. Ciò vuol dire che stiamo lavorando in modo corretto, matematicamente preciso. Vedete anche che la ruota inizia già a prendere un certo senso. Bene, una volta montati 8 raggi dal lato del freno a disco e 8 raggi dal lato del corpetto, è ora di iniziare a fare i primi incroci. Cosa facciamo? Giriamo la nostra ruota, quindi andiamo dalla parte del corpetto, individuiamo naturalmente sempre il foro della valvola, individuiamo anche il raggio che sta prima del foro della valvola, e qui andiamo a prendere il nostro raggio e lo inseriamo, come vedete, nel modo contrario, ovvero con la testolina verso l'esterno. Lo inseriamo in questo modo qui, lo facciamo cadere dentro. E come facciamo a indirizzarlo? Dobbiamo assolutamente seguire questa regola. Dobbiamo passare sotto questo raggio e sopra a questo qui. Quindi vediamo come fare. Passiamo piegandolo leggermente e poi andiamo sopra. Vedete come sta prendendo forma la nostra ruota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All'undicesimo foro, se contate anche questo, troverete la posizione ideale per innestare il nostro raggio. Per avere la certezza al 100%, naturalmente seguite la regola che se qui c'è un raggio da questa direzione non potrà avere subito dopo un raggio di questa direzione senza saltare un foro, ma naturalmente andrà sempre saltato un foro. Quindi eccoci qui. E qui possiamo prendere il nostro niplo
e accompagnarlo all'interno. In questo caso inizia a essere necessario l'utilizzo del tiraraggi, perché qui dobbiamo iniziare ad aiutarci con questo per poter dare un'impronta al nostro niplo. Come funziona il tiraraggi? Essenzialmente come una vite. Naturalmente il senso di avvitamento è questo, quindi senso orario il nostro nipple si avvita dall'esterno verso l'interno del cerchio. Sempre una questione matematica, sempre tutto uguale ragazzi, questo video è sempre tutto uguale. Mettiamo il raggio partendo dall'esterno verso l'interno, lo pieghiamo leggermente perché dovrà passare sotto ai suoi amici raggi, quindi sotto. Sotto e sopra, andiamo a contare anche in questo caso, quindi il raggio di riferimento è questo qui, quello che precede quello contrario, se teniamo in considerazione anche lui dobbiamo vedere 11 fori, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ecco, state tranquilli, qui l'ho piegato un pochino a mano, ma non succede nulla. Poi quando andiamo a tirare la ruota si sistema tutto. Anche qui il nostro niplo inserito e avvitato. Se ci fosse la necessità, non fatevi problemi a piegare un attimino il vostro cerchio. Dategli un po' di forma anche voi spingendo con le mani, non è un problema. Questi sono cerchi e mozzi cinesi, vedete che stanno facendo delle situazioni un po' particolari, i raggi sembrano stondati, ma poi vi assicuro che una volta tirati diventeranno belli belli dritti. Andiamo avanti con questo metodo e incrociamo tutto il lato del corpetto, quindi sempre dall'esterno verso l'interno, facciamo cadere il nostro raggio, lo pieghiamo, facciamo passare sotto, sotto e sopra. Sempre sotto, sotto e sopra. Tra l'altro questo metodo di raggiatura si chiama in terza perché gli incroci sono tre, quindi un incrocio, vedete il nostro raggio incrocia un altro raggio, due raggi, tre raggi ed è sempre sotto, sotto, sopra. Ok, ultimo raggio relativo alla parte del pacco pignoni. Tra l'altro qui abbiamo già montato 16 raggi, dato che questa ruota era 32 raggi, e quindi un lato è praticamente completato. Andiamo sempre dall'esterno verso l'interno, saltiamo sempre piegando il nostro raggetto in modo uniforme, sempre sotto, sotto e tac, sopra. E avviciniamoci andando a prenderlo con il nostro niplo. E ragazzi, abbiamo appunto completato tutta una facciata. Per essere certi, innanzitutto un esame visivo ci fa rendere conto già che si è creata una specie di stella che è tutta omogenea sul nostro cerchio. Naturalmente potete andare a controllare il tutto cercando sempre il foro della valvola, guardando il nostro raggio e guardando come passa. Quindi questo raggio qui andrà sopra, sopra, sotto. Vedete che qui è sotto, qui è sopra e anche qui è sopra. E deve essere così per tutti i raggi. Prendiamo questo. Sopra, sopra, sotto. Deve essere tutto omogeneo e geometrico. Andiamo al lato opposto. Quindi terminiamo il nostro lavoro andando a fare l'incrocio dalla parte del freno a disco. Andiamo dal lato del freno a disco, individuiamo sempre il foro della valvola. E adesso capirete perché questo trucchetto. Vi ho fatto assemblare la ruota in questo modo perché ora è molto ma molto più semplice portarla a termine. Andiamo a prendere il raggio che precede quello sulla valvola dell'aria e lo mettiamo dall'esterno, cioè dall'interno verso l'esterno, passando sopra, sopra e sotto. Vedete che costruendo la ruota in questo modo qui, nei passaggi finali non dovreste avere troppi problemi
a far coincidere gli ultimi raggi. Vedete che sta sopra e sta sotto. E qui si innesta il nostro niplo. Ecco, vedete, ora il raggio sembra quasi corto, ma perché essenzialmente la nostra ruota è tutta un po' spostata, perché questi raggi, come vi dicevo prima, non so se l'ho registrato, ma sono un po' in difficoltà perché la ruota è un pochino una ruota cinesina che non aveva tanta voglia di essere costruita bene. Adesso ho piegato un pochino i raggi da questa parte, quindi ho recuperato un pochino la misura. Ecco, magari quando andate a posizionare i nipli non avvitateli troppo, dategli qualche giro giusto per essere sicuri che non saltino via, come è successo poco fa andando poi a piegare i raggi, ma non avvitateli neanche troppo perché sennò poi la ruota inizia ad avere tensioni inutili che non vi danno un amado per poterla raggiare correttamente. E siamo finalmente arrivati all'ultimo raggio, quindi sempre come tutti gli altri, dall'esterno andiamo così e lo montiamo sopra, sopra, sotto. Bene ragazzi, oggi avete visto come costruire la ruota di una bicicletta. Naturalmente vi starete domandando, ma allora il centraruote cosa serviva? Il centraruote vi servirà ora per andare a centrare tutto tirando i raggi, creando una concentricità nel cerchio e assicurandovi anche la campanatura della ruota. Se volete più informazioni trovate diversi video qui sul mio canale dove vi faccio vedere centratura e campanatura della ruota. Vi spiego bene come farlo, però ragazzi, oggi avete anche imparato come costruire una ruota da zero. Andate a vedervi i video di centratura e campanatura se vi serve, se non lo sapete fare, così potete finire completamente la vostra ruota. Noi ci vediamo alla prossima. Voi ricordatevi di iscrivervi e cliccare mi piace e se avete dubbi o domande commentate qui sotto nei commenti. Ciao ragazzi!